gare più attese della 4 giorni qui al Palace, questa serie degli 800 che si era appunto Francesco D'Agostino, non solo primatista in forza all'Atletica Master di Trieste, dicevamo di D'Agostino, pluricampione italiano ma anche mondiale europeo nelle distanze della mezzo fondo veloce. È tempo di miglior iscrizione D'Agostino e allo Zuzzi, quindi terza e prima corsia da tenere, così come Agostino. Ed è partita già bene, vedete Hassan e la Zuzzi, Virtus Castenedolo e la struttura più piccola ma efficace, veloce di Francesco D'Agostino. Sono i due che vanno via velocemente. Tre giri, insegue Masciotti dell'Athlon Bastia, molto veloce il passaggio, bella gara, anche perché non è facile interpretare un 800 alle 13:30, di solito gare che si svolgono in serata. Applausi, stanno andando veloci, Allora e la Zuzzi D'Agostino e poi eccolo anche Serra e poi Arezzini, Serra che cerca di incrementare quantomeno per una medaglia. Bella gara, una gara che si deciderà all'ultimo giro, signori, Francesco D'Agostino Master Trieste, Hassan la Zuzzi, Virtus Castenedolo. Vediamo chi avrà più energia, più ossigeno. Serra e poi Arezzini. Aela! Andiamo a aumentare nella frequenza. Non si molla. Vediamo se tenta l'uscita di curva. Francesco D'Agostino e la Francesco D'Agostino 2:06:03 è la nuova miglior prestazione italiana, al di sotto anche è la Zuzzi. Mamma mia, nonostante la prova di ieri, bellissima gara, un applauso a tutti il lotto di questa serie, complimenti. Ha interpretato egregiamente D'Agostino, ma anche devo dire la Zuzzi, che ha tentato ovviamente di andare subito veloce. Complimenti a entrambi, ma a tutti gli atleti. Sì, mi trattengo perché aspetto sempre l'ufficialità, io parlo sempre di ufficioso, poi qualora arriva l'ufficialità da parte del ovviamente della Fidal Servizi, di chi ci dà poi i risultati finali ufficiali. Devo dire che il club maschile del Master Triestione italiana 2:06:02 di Francesco D'Agostino, un grosso applauso, che è anche la miglior prestazione mondiale di categoria. E la suono della campana tantistica.
poi Di Martino, Matteo Di Martino in quinta esterna.